Alright ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti finalmente in questo fatidico giorno. Benvenuti ragazzi finalmente nel video dove rivelerò chi è il mio coach. Questo è il mio coach negli ultimi mesi, chi mi ha portato in questa condizione e chi mi porterà nella mia condizione finale. Siete carichi? Siete casati? Perché io sono veramente casato. Ci troviamo in Italia ragazzi, quindi facciamo lo spoiler, il coach è in Italia, quindi tutti quelli che hanno detto coach americani e così via avete già sbagliato, ma grandissimi che ci avete provato. Sto facendo il mio pasto e poi ci avvieremo in macchina, partiremo per andare in questa città fuori Torino a beccare il coach. Ora mangiamo, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, attivate la campanellina. Seguitemi su Instagram perché ragazzi sto postando contenuti fire su Instagram, sto postando veramente tanta roba e non perdetemi nessuno spoiler. Per questo periodo qua in Italia, queste prossime 5 settimane saranno davvero piccanti. Sono arrivato in Italia 2 giorni fa, no, l'altro ieri sì, e siamo già operativi. Vi giuro ragazzi che nelle ultime 72 ore avrò dormito tipo 5 ore in 3 giorni, quindi e siamo comunque operativi. Preparatevi, detto questo io mangio il mio riso, pollo e ketchup, perché vedete ragazzi siamo in Italia ma non usiamo la scuola per mangiare, dato che siamo a Torino, la bagna cauda, il bunetto, lo riso e pollo sempre ragazzi, disciplina, let's go. Ragazzoni, lo sapete che la mia prima regola è sempre l'umiltà, però oggi ho deciso di non essere umile e ho deciso di fare vedere la mia umile dimora qua a Torino. Anzi, che Torino? Che Torino? Siamo a Dubai Marina ragazzi, guardate qua che vista, là c'è la piscina. Guardate il Burj Khalifa lì, guardatelo. Mio Dio ragazzi, tocca il cielo. Sono talmente ricco che passo da una porta e sono a Dubai Marina, vado nell'altra e siamo a Miami, venite a vedere. Ragazzi, siamo a Miami. Miami Beach guys, guardate qua. Guardate qua che pista. E poi dove state? Alright ragazzi, allora siamo quasi arrivati, anzi siamo arrivati ormai. Sono agitato perché questo vuol dire check fisico. È il momento dove so già che verrò un po' sgridato, ecco, sgridato. Anzi no, no, non sgridato, dai, sono stato bravo gli ultimi giorni. Vediamo cosa dirà, let's go. Knock knock. Knock knock. Knock knock. No. Eccola! Non dirmelo. Aspetta, come stava? Anche io sono un po' qua. Vai, basta. Come stai, bro? Bene, bene, grazie. Vai Nico! Oh! Alright ragazzi, allora siamo ufficialmente qua con Marco. Ragazzi, purtroppo solo 2 persone hanno indovinato letteralmente tutti i miei video chi è che eri tu il mio coach. Tanti non se lo aspettavano secondo me. Mi spiace per chi si aspettava Andrea Presti. Quasi tutti, Marco. Quasi tutti si aspettavano Andrea Presti. E invece no ragazzi, il mio coach è Marco. Come sapete ragazzi ormai lo conoscete, l'ho portato già. Ti porto solo una volta nel mio canale o dico una volta tanto tempo fa? Una volta tanto tempo fa, sì, un anno e mezzo fa quasi, però su Instagram diverse volte, cioè ci siamo andati insieme, siamo amici ormai da tanto io e Marco, siamo talmente tanto amici che collaboriamo pure insieme, abbiamo un progetto insieme, facciamo coaching online insieme, ormai da quanto? Un anno? Un anno coaching online? Un anno? Sì, un annetto, un po' di più forse. Abbiamo fatto qualche bella trasformazione con diversi, noi non abbiamo trasformato diversi ragazzi, abbiamo aiutato a trasformare diversi ragazzi perché poi il lavoro l'hanno fatto loro, sono loro che si fanno il culo, non noi. Il piano se non lo seguo non fa niente, quindi tanto di cappello a loro. Poi siete interessati andate nel mio Instagram, nella buona in evidenza, coaching, tu hai qualcosa lì? Sì sì, ho qualche post, se no nella bio di Noah potete vedere alcuni, non tutti i nostri cambiamenti perché non tutti vogliono essere postati. Esatto, quindi. Esatto, e ne arriveranno ancora molti altri. Voi vi chiederete perché Marco? Allora, essere sincero ero un po' titubante se farmi seguire da Marco, perché essendo tanto amici, di solito quando hai un coach che è tanto tuo amico è difficile prenderlo sul serio, nel senso dico, oh, tanto non si arrabbia, non mi strida. E invece forse mi sono fatto la cavolata più grande, perché è proprio l'opposto con lui. È veramente professionale nel suo lavoro, è capace a... Sì, a scindere le due cose. Esatto. Un conto è l'amico e un conto è l'atleta. Se devo seguire l'atleta, è un atleta. Quindi. Esatto. Io e lui collaboriamo ormai da aprile, se non mi sbaglio, sì, da quando sono tornato dalla seconda operazione, che era una base... diciamo dove ero più o meno allo stesso peso, però mi ero veramente asciugato, perché ovviamente non mi sono allenato per un mese, avevo mangiato discretamente pulito, però comunque ero quasi skinny fat, perché secondo me io quando smetto di allenarmi tendo a diventare forse un po' skinny fat. Sì, leggermente, sì. Se svacco divento ciccione direttamente, se non mi alleno divento skinny fat, nel senso che sono, anche perché sono alto, slanciato, quindi sì. Abbiamo fatto una discreta trasformazione durante quel periodo. Tenendo conto del punto da cui siamo partiti, già come siamo adesso, abbiamo fatto veramente un lavorone, ma siamo solo all'inizio. Tra l'altro io, come vi ho detto negli altri video, ho fatto una mini cavolata per cui sono stato sgridato per un po' di tempo, perché a giugno mi sono lasciato completamente andare, non mi sono allenato per quasi un mese, anzi no, per un mese e ho mangiato tutti i giorni male. Infatti diciamo che avevo fatto un buon lavoro io e Marco in 2 mesi, sono andato quasi a rovinare tutto, nel senso che ho preso 10 kg e così via. Sì, abbiamo fatto un buon lavoro, poi in questo periodo c'è stato un calo di tutto, dalla fisicità di Noah, dei suoi muscoli, della sua condizione. Quindi si può dire effettivamente che la nostra transformation è partita da lì. Sì, sostanzialmente. Esatto. Adesso... Io gli ho chiesto a lui, Marco, ma secondo te la posso fare sta gara? Lui è stato molto sincero e mi fa, guarda, non te lo consiglio. Perché se vogliamo partire da una condizione da gara adesso, arriva una condizione da gara, dobbiamo spingere troppo, così via. Mi ha consigliato di farla il prossimo anno. Io ovviamente sono testardo. E lui ovviamente ha fatto la cosa giusta che fa ogni coach, a seconda del cliente. Lui mi ha dato la sua opinione, io ho deciso di non accettarla letteralmente, perché mi piacciono le sfide. Infatti, come ho detto in un video, ragazzi, questa è una sfida, anche perché non sapevo se potevo salire su un palco, non lo so neanche ora, per via della mia condizione del petto. Però ho detto, perché non provi queste, quante erano, 12 settimane, 13 settimane, in 3 settimane, quindi una prep veramente corta, partendo da una base veramente sporca, ad arrivare a una condizione da gara. Infatti abbiamo dovuto spingere tanto, anche quando Noah diceva nei video, non seguite la mia dieta, è troppo spinta, perché abbiamo dovuto fare dei tagli veramente importanti, sia come NIT che da un punto di vista calorico, che il tipo di allenamento. Adesso, indipendentemente dal petto e da tutto, la nostra idea comunque è di portare la miglior condizione che abbiate visto addosso a Noah, questo a prescindere dal palco, no, giusto? Poi io e Noah non abbiamo mai fatto un off-season insieme, che chi mastica bodybuilding sa che è la cosa più importante per un atleta, quindi... Io non ho mai fatto un off-season in generale. Non ho mai fatto un off-season in generale. Sicuramente, quindi 2023, post-off fatta insieme, saremo competitivi. Su questo ne sono sicuro, perché Noah ha un talento, io lo dico sempre, lo penso davvero. Però adesso focus su ottenere la miglior condizione possibile che possiamo ottenere. Però sono felice perché, nonostante il mio infortunio a ginocchio, che chi sa... Nel primo video del Road to Stage ho parlato di quanto male ho alle ginocchia, e a dire il vero in queste ultime settimane è peggiorato veramente tanto. Non capisco il perché, sto cercando di capire il perché, che cosa faccio, cioè non riesco manco a fare le strade di casa. Molto limitante purtroppo, perché sulle gambe avevamo idea di spingere in un certo modo, però purtroppo... Però mi hai detto che non sono carenti quanto dai video. No, infatti l'ho visto al vivo adesso, che da giugno, non l'avevo mai visto dal vivo. Da giugno? Non ci vediamo proprio da un... No, beh, da quando abbiamo iniziato, okay. Da quel periodo in cui abbiamo iniziato veramente bene, la gamba fa un altro effetto. Però essendo molto alto, secondo me il video in generale, ogni persona che mi inquadra dal vivo mi dice, ma non sei come fuori. Ragazzi, no, è 1,95, riempire 1,95 di gamba, cioè la gamba di un'altra quanto me, io sono 75, non è facile, quindi sicuramente in off ci daremo un focus importante, gamba e altri punti che Noah sa e su cui dobbiamo lavorare. Ma adesso la cosa più importante è tirar fuori la sua miglior condizione, lavoriamo per questo. Let's go ragazzi, allora sono in Italia comunque da 2 giorni, come vi ho detto, no, 1 giorno e mezzo diciamo, subito qua dal coach cominciamo a spingere, vi porterò sicuramente, almeno abbiamo calcolato un 5 video, Marco tra poco partirà per l'Egitto, andrà in vacanza perché se lo merita. Se siete di Chieri passate alla warm-up, si chiama warm-up, sono io e altre 2 le mie socie, faremo 5 video ogni gruppo muscolare, oggi vi portiamo un bug day, e vi facciamo vedere come si allena, come ci alleniamo nel nostro stile e come vi allenerete voi nel nostro stile se passate a fare coaching, se deciderete di farvi seguire da noi. Yes. Faremo vedere i metodi del Big Fam Coaching. Chiaramente tutto poi contestualizzabile al cliente, però la nostra idea è sempre quella di, insomma, massimo effort, volume gestibile in base all'apporto calorico. Vogliamo spingere chisa, raga, spingere chisa. Iniziamo? Let's go! Andiamo, 2, 3, scopro, 4, 8, su, 9, andiamo, su, non male, si sentono, è belle, non male per una ragazzina. Vediamo la bambina ora che voglio cagare, minchia, puoi supportarmi? C'è già lui che mi insulta tutti i giorni. Mo' ti faccio vedere, guarda. Bro, mi raccomando solo qualità, qualità al movimento. Piuttosto riduciamo il ROM, ci sono io dietro. Però l'enfasi è sullo stretch. 1. Ok. Il carico è già notevole. Urca. Ma lavoriamo comunque sul massimo stretch. Su un'esecuzione impeccabile. Dai. 4, 6, 5. Vai di stretch, lascialo andare, ora, 6, 8, sì, non slanciare, ci sono io, 9, ci sono io, no? Dai, sono io, non slanciare, sono io, qui, dai, 1, oh! Porca miseria. Ah, mi sento scarsissimo, te lo giuro. Non sei scarso. Con 3 pizze per lato, Sì, ma però quello di fare non ci mette tu. Che miseria. Sei in bulk ora? Ho iniziato lunedì. Quante calorie? Ora poco ancora, 3,5. Ha detto poco? Poco per me e per lui ora non le può vedere. È il mio sogno. Ancora non le può vedere. Io la notte sogno che... No, mio, che Marco mi dia 3500 calorie. Sogno. Andiamo. 1, 2, su, 3, su, 4, andiamo, 5, su, 6, andiamo, 7, su, 8, bravo. Com'era? Speravo di tenerle più qualitative, però lo sentite bene. È il tuo turno. It's your time. Come on. Oggi Nick fa il figo, sì. Gli hai fatto tanti complimenti. Devi dire che un ciccione che si mangia di prima. La condition non l'ho vista, solo detto che me lo ricordavo così e l'ho ritrovato così. 1. Vai. 2, bellissimo, forza, ora, sta lì, forza, dai, 7, one more, oh, aiuto, io conosco un grosso gatto. Adesso iniziamo con la remata pesante, ok? Pizza! Non vedo l'ora! Pizza! Pizza? Pizza la voglio! Andiamo! Allora adesso faremo un rematore pesante, un top set tra le 6 e le 8 ripetizioni, ci avviciniamo con un ramping e poi facciamo 6-8 ripetizioni. Poi la serie dopo con lo stesso carico facciamo il massimo di ripetizioni che abbiamo, 45 di rest, max, 30 di rest, max, e dopodiché andiamo a fare almeno 2 drop del carico per le massime ripetizioni che ci escono. E... la faccia. Rossell. Andiamo. 1, su, 2, su, 3, 15, 4, 5, su, 6. Bravo. Com'era? Pesante. fino alla quarta mi sembrava molto più pesante, però sì, abbastanza buona. Cioè, la tensione sulla schiena si fa molto molto bene. È quello che conta. Ok, vai, forza. 1, buona, 2, 3, giù, giù, 4, giù, giù, 5, 1, bene. Bene, bene. Lo facciamo ora quindi il drop set? Prima è 45-30. Che miseria, non muoio. Allora, adesso stesso carico del top set. Facciamo le massime ripetizioni che riusciamo. Dopodiché 45 di rest, massime ripetizioni. 30 di rest, massime ripetizioni. Solo allora andiamo a droppare il carico, almeno per 2 drop. Sempre per le massime ripetizioni che riusciamo a fare. Schema difficile, però proviamo a chiuderlo, vediamo. Ragazzi, io vi ho preso per la tips negli ultimi video. In quello con Oliver si è visto, in questo video si vedrà 2 video di fila. Sembrò quasi fatto, ma era proprio la stanchezza, non so spiegare. Cattivo, 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 cattivo. Andiamo. 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo. 6. Andiamo. 30 secondi. Vai, fuori. Andiamo. Siamo. 20. 70. Su. 45. Su. Andiamo. 1, 2, su. 3. Se il carico è giusto, difficilmente ne fate troppo più di 2-3 già al secondo giro. 20 secondi. Andiamo. 1 e 2. Com'era? Paura? Duro. Ok, è tuo, eh? Tuo, forza. 1, 2, 4, 5, falla. Ok, 45 di resta. Prendi il piatto, via, dai, su, su, forza. Va bene, bravo. 30 secondi. 2, 1. Quelli che ci sono. Parli un altro fai. 1, 2, no, va bene. Settati. Pulito. Scendi bene, più giù. Dai, no! Va bene! Forza! 1. Bello, pulito. Lascia andare la scapola e riprendila. Lasciala andare. Bello! Dai, su! Va bene! Oh mio Dio, buona! Bella, bella, vero? 3, 4, 5, 6, 9. Sì, allora torniamo a remata, rowing, verticale, singolo, vediamo tra le 15-20 reps, vediamo cosa esce fuori. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Pensa a quello. Bravo. Ok. Spingilo giù. Ok. Non tirare con il pezzo da lì. 4. Allunga, 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 allunga. Lì. 5. Bello. Giù la spalla, vai. 6. 1, altri 5, 2, 3, dai, 4, ancora 1, dai, no, buono, dai, cambia, su, dai, 8, gomito, concentrati sul dorso, 9 toglia posteriore, dorso, 10, stretch, più stretch, 1, dai, 2, dai, 3, forza, 4, ancora una, tutto, 14, l'ultima prova, 15, chiudiamo, su, push, 3, 4, 5, 9, andiamo bro, dai, 11, 12, ultime 3 reps bro, chiudile, 1, 2, 2, bello così, guarda bella linea, guarda che braccio, open, ti faccio fare tutte le classiche. Dai, su, 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 ancora, tieni la qualità, dai, sì, no, 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 non super fast, bello, bravo. Ora ragazzi, allora siamo arrivati alla fine di questo allenamento, grazie Marco, praticamente hai diretto tu il video di oggi. No, è stanco, ma... veramente, quando vi dice non vi dico quante calorie sono, non vi dico i macros, ve l'ho detto all'inizio, stiamo spingendo tanto e quindi ci sta che un po' le energie calano. Che poi io colpo sempre questo momento qua della giornata dove mi sveglio e sono morto, poi mangio, sto bene e poi ritorno di nuovo in down. Cioè prima hai visto, rispetto all'intro del video, quando tu vedrai l'intro del video sono un'altra persona, sempre così. Ci sta anche da dire che è arrivato 2 giorni fa. Sì, sì, non ho ancora praticamente dormito. Non ha ancora dormito, poi c'è tutta una gestione calorica che deve ancora rientrare bene, cioè ci sta. Però ci siamo andati comunque duro. Le energie sono calate a un certo punto, però lì devi spingere, vai per inerzia. Quello, la disciplina, la testa. La testa. La testa deve spingere. La testa fa tantissimo. Quello che avete visto oggi è più o meno, cioè più o meno, è il tipo di programmazione che noi proponiamo alla fine ai ragazzi che seguiamo, quindi volume giusto, effort alle stelle e poi, come dicevamo all'inizio, va contestualizzato al ragazzo che prendiamo, la ragazza, quello che è. Però questo è quello che chiediamo. Ed è per questo che io ho scelto Marco come coach. Oltre a essere mio amico, sapevo già come si allenava, mi sono allenato diverse volte con lui. Quando facevamo i programmi per i ragazzi dicevo, interessante, interessante. Mi piacevano proprio i programmi che leggevo, quindi ho detto, perché non mi inizio a seguire? E devo dire che è stata forse una delle scelte più belle, più sensate che ho fatto negli ultimi mesi. Quindi veramente grande Marco, vedrete ancora Marco nel mio canale, come vedete abbiamo almeno altri 4 video che porteremo, ogni singola fascia muscolare vi faremo vedere alcuni dei nostri metodi, dei nostri modi di lavorare. Niente da dire, niente da dire, chiudiamo il video perché io ho bisogno di andare a mangiare. Al prossimo video, io 200 di couscous e 200 di pollo, tu? Io pollo e zucchine. Niente ragazzi, grazie per aver seguito fino a qua. Mi raccomando, ricordatevi che qui sotto in descrizione trovate il mio Instagram, l'Instagram di Marco, l'Instagram del cameraman. Contattatelo se avete bisogno di edit, riprese e così via. E soprattutto trovate l'email per il coaching online. Mandateci un'email, vi spiegheremo come lavoriamo, vi daremo tutte le informazioni, prezzi, tutto. Vi spieghiamo tutto, amico, tutto ti spieghiamo. Trovate il mio link di MyProtein da dove potete passare a effettuare acquisti e supportarmi con il mio codice e l'offerta più aggiornata, il link di InsaneStone per tutti gli accessori sportivi. E niente da dire ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ovviamente sarà sempre puro allenamento. Vi lascio tra l'altro anche l'indirizzo ragazzi di questa palestra che ci siamo andati, la palestra di Marco, la warm-up. Se siete di Chieri ragazzi, passate a fare una prova in questa palestra ragazzi. Qua solo bodybuilding serio e magari avete anche l'opportunità di incontrarmi durante queste 5 settimane. Quindi niente da dire, niente. Scriveteci. Ci vediamo al prossimo video. Let's go uomo!